Amiche ed amici dell'Olimpia, buonasera, qui in mia compagnia, lo vedete, ci sono Clarissa Sciurli e Anna Parodi. Buonasera. Ciao a tutte e due, buonasera. Partiamo dalla partita, con Adalsenese, partita difficilissima, contro un avversario tosto, organizzato, aggressivo. Clarissa, come si vince? Come si vince? Si vince... Perché bisogna vincere. Sì, partita importante contro una squadra appunto strutturata per vincere. Quindi ci siamo preparate bene già da inizio settimana e stasera continueremo a lavorare sapendo bene chi abbiamo di fronte, quindi lavorare. Lavorare. Mm-hmm. Anna, dici un pochino, senza svelare tattiche, trucchi, magie, magheggi che avete in mente, qual è secondo te e secondo quello che sono i dettami del coach l'aspetto a cui bisogna stare più attenti però contro Conad? Bisogna star sveglie perché abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. E dobbiamo aspettarci di tutto e metterci più grinta possibile, come ci hanno detto ripetutamente questa settimana, e niente, cioè dobbiamo solo stare lì col cervello perché poi siamo brave, cioè meno ce la possiamo errori, fare benissimo, meno errori, esatto. Anche perché ora ogni punto vale doppio, perché chiaramente non c'è più, siamo al girone di ritorno, quindi non c'è più la prova d'appello, no Clarissa? No, ci conoscono, cioè ci conosciamo a vicenda, quindi comunque è un pro e un contro, insomma. La partita sarà importante anche perché all'andata andò bene, e però fu una partita difficile, se non ricordo male, no? Correggetemi se sbaglio. Sì, 3-2, molto sudato, molto 16-14, difficile. Sì. Però erano in casa loro, adesso siamo in casa nostra, comunque dai, in casa nostra magari siamo un po' più tranquilli, un po' più... grintose. Bisogna far valere il fortino Olimpia. Esatto, dobbiamo far valere. Anche perché, come dicevo, le partite si assottigliano e chiaramente le avversarie non fanno sconti, le prime in classifica vanno come treni, non perdono quasi mai. Oggettivamente e sinceramente, quale può essere un piazzamento che non sia il primo posto, ovviamente, qui possiamo fare tutti gli scongiuri che vogliamo, che secondo voi sarebbe positivo alla luce del cammino fatto fino ad ora? Attualmente. Beh, o alla fine? Alla fine, intendo. Beh, secondo me tra le prime quattro per forza, nel senso che comunque abbiamo fatto un buon girone di andata, nonostante le difficoltà, e possiamo benissimo fare un girone di ritorno altrettanto buono, dobbiamo solo un attimo trovare il nostro equilibrio, che è ancora un po' instabile. Che nello sport ci sta, chiaramente ci sono alti e bassi, momenti di maggior forma, di meno forma. Abbiamo riniziato da gennaio, quindi sì, c'è anche chiaramente nuova guida tecnica, quindi sì, dobbiamo adattarci. E allora facciamo una cosa, diamo appuntamento a tutti a sabato ore 18 qui al Palo Olimpia, perché c'è da riempire il Palo Olimpia, da far casino il più possibile per tifare. E voi dovete solo buttare la palla in terra, ragazze. Cioè, solo. Chi la deve buttare in terra e chi la deve tenere non in terra. Quindi dividetevi i compiti, ognuno a fare quello che può. Appuntamento sabato, ore 18, qui al Palo Olimpia. PSA Olimpia, pardon, con Adalsenese. Buona serata. Sabato.